Welcome back, ragazzi. Bentornati. Eccoci qua. Con il desktop in background, perché mi diverte molto l'idea di mostrarvi come dietro le quinte faccio partire The Witcher, di solito. Ossia, visto che la sua compatibilità non coinvolge processori multicore, si deve far partire smanettando un poco e facendo sì che Steam abbia mancanza di troppe complessità. Come procede questa estate nella quale io sto dietro le quinte impegnandomi oltremodo per tornare a essere ciò che voglio dimostrarvi essere e ciò che voi vorreste e volete io sia. Fa molto caldo. È vero. Fa molto caldo, ma senza condizionatore è qualcosa che devi comprendere, fa parte del destino. Io sono pronto a tutto, ragazzi. Sono pronto a tutto. Eccoci dinanzi a un'esperienza che per me ha raggiunto la maturità. Ha raggiunto una bella maturità. Fatemi sapere, però, visto che ci sono stati degli smanettamenti, se il valore audio è corretto. La mia voce sovrasta il gioco troppo, è perfetto? E allora, ragazzi, abbiamo fatto delle bellissime introduzioni di recente. Ah, audio un po' alto rispetto alla voce, lo abbassiamo leggermente. Sentiamo in game. Io sono a un passo dal level up e non vedevo l'ora. Com'è ora? Come percepite essere il volume? È ok? In game è buono, ottimo. Insomma, se non era qui, è chiaramente un incantesimo, è chiaramente una magia. Wormomo, grazie a te. Sono felicissimo che apprezziate quello che faccio, anche se è un momento molto caotico. E vi spiegherò presto perché avrò problemi. Allora, in realtà, dei mercanti, ora come ora, non ci servono. Siamo completamente nel bel mezzo di una narrazione e l'inventario lo abbiamo già svuotato. Non è qualcosa che ci interessa particolarmente elaborare una strategia di vendita o arricchimento. Abbasso ancora un po'? La mia voce però non è troppo aggressiva, vero? Allora, Wow. Accidenti. Well, well, a Witcher. Girls, prim yourselves. How can I help you, handsome? Comunque, la sua aggressività patologica nel giocare ai dadi si trasformerà nel Gwent, vero? Oggi ci saranno belle sorprese. Ok. Non mi dispiacerebbe spassarmela con una delle tue ragazze. I wanted to talk. We're no strangers to the art of conversation, but it'll cost you just as much as a good plow. Ok. Sounds all right. Ask away then. What would you like to talk about? Ah, ok. Giustamente, queste sono prostitute, non hanno la componente del gioco del trono, insomma, non hanno spie, non sono doppia faccia, sono semplicemente consorti. I wouldn't mind knowing what you think of Henselt. I'm a madam. What can I know about appunto. The king? I seem to remember that madams and innkeepers know everything. He used to come here to plow, to develop a camaraderie with the fighting men like. But that was just a phase. Most likely only plows sweet smelling ladies now. Okay. Anything interesting going on in the camp? Soldiers are scared shitless, what with this battle approaching.
They'd rather drink themselves silly than let us honest whores make some coin. Is that interesting? I doubt it. Not raring to fight, are they? They might have been eager at first, but the longer we sit here, the less lively they become. Fighting's like ploughing. Lust for one, and you lust for the other. Heard of the Virgin of Edirne? Hasn't everyone. Any thoughts? Oh, yes. A maturing woman like that never been ploughed. Her head's bound to be muddled. We'll have peace when she drops her sword to grab a nice, healthy prick instead. How can I help you, Hans? Vediamo. I'm looking for a whore. We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. We all have our principles. Attenzione. Attenzione. Allora. Geralt è sicuramente un seduttore, per quanto lo faccia con molto poco sforzo, e quindi la sua principale caratteristica sia il formicolio alla pelle piuttosto che una capacità di corteggiamento. Ma posso essere superficiale e vedere che succede se faccio questo? I've got the orders, if that's what you're wondering. Well, these are my girls. Choose, white-haired one. Ma scusa, me le fai scegliere da una sola inquadratura? E non so chi il nome ha. Cioè, a quale persona si lega il nome? E poi hanno tutte lo stesso body type, scusate. Non è una reale offerta, madame. Birdie, che mi fa pensare al golf. Miriam Senoprospero, va bene. Arseleta, Lucy Lingua Soave e Wendy la Fischiettante. Cioè, credo che nessuno dovrebbe mai avere un dubbio. Fischiettante potrebbe anche essere pericoloso, ma Lingua Soave, cioè, ragazzi. No, scusate, cioè, già fanno un lavoro che non necessariamente è la più grande gioia. Almeno facciamo i fighetti e i figoni che dicono io ammazzo i mostri o ho i soldi. È anche carina. Guarda quanto è contento Geralt. Ma sembra un meme dei Simpson. Che suono era? Era una carrucola. Era una carrucola. Ma non ha usato neanche la lingua soave. Ma scusate, c'era una carrucola in background. Non capisco. Per 107 Oren? E non mi ha dato neanche punti esperienza? Hey, there are. You don't mind. What's so strange about that? Other lands have... Greetings. Welcome an opportunity when it comes. They say you run a traveling pawn shop. Heard you even have books. No song, no supper. Nobody mentioned you speak in proverbs. A willful man must have his way. Ah, you're doing this on a bet. How long do you have to go on like this? Lost time is never again found. Sì, in realtà come scena intima o comunque dell'Eros è molto più superficiale rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Più che altro era insospettabilmente buffa. Non me l'aspettavo. Che succede se perdi la scommessa? What happens if you lose the bet? Crows do not pick crow's eyes. Good luck anyway. Fortune is easily found, but hard to keep. I wish you persistence then. Can I see your goods? I'm mainly interested in those books. Better to ask the way than to go astray. Che cosa vendi? Bombe. Libri. Porca miseria.
It is finally come. Came. It finally came. Allora, il momento di prendere il documento fatto proprio in nome delle cose fatte bene e che vale sempre la pena premiare dei libri che abbiamo letto. E noi abbiamo letto Arpie, le figlie del vento, letto. Arte della magia, sì. Bruxa, no. Come uccidere un Bulvor? Anzi, scusate, non capisco perché dovervi offrire un servizio così mediocre quando io sto puntando al 4.0 ormai dietro l'angolo. Cose, Mike, ormai le fai a un livello ben superiore. Da loro il reale significato. Quindi, come uccidere un Bulvor? Non l'abbiamo letto. Congiunzione delle sfere. Non l'abbiamo letto. Dagli annali, ok, letto. Droner, letto. Esseri dell'elemento fuoco, non letto. Esseri dell'elemento terra, neanche. Forze speciali temeriane, pensavo di sì, e invece sì. Gargoyle, grondaie e tettoie, malfunzionamenti. Ma perché dovrei leggere sta roba? Forse perché magari ci è nascosto qualche informazione interessante sulle creature di pietra. Guerre per l'Edirn superiore, non letto. I disastri della guerra, demoni putrefatti. Oh, questo è figo, non l'abbiamo letto. La grande trinità. Ma questi con l'avvino? Dinastia reale temeriana? Abbiamo letto. La maledizione? Chissà perché. Perché questa V? La maledizione nella leggenda. Ah, sono quelli che già possiedono l'inventario. Ah, ecco perché. Ah, ecco come hanno ragionato loro sul fatto di farti immaginare quelli che hai e quelli che non hai. La società feudale e i suoi nemici. Ce l'abbiamo. Le vittime della maledizione. No. Magia e potere. Penso di sì. No, abbiamo arte e magia. Magia e potere, sì. Monstrum o ritratto dei Witcher. No. Necker nella nebbia. Sì. Province Nilfgaardiane. No. Regni nel nord. Del nord. No. Rivolta di Visima. Cioè, c'eravamo. È come Star Wars. Noi l'abbiamo vissute. L'abbiamo. Stendardo grigio. Penso di no. Non mi ricordo. Studio degli Arrakas. Studio degli Arrakas. È molto figa sta cosa, a me piace un sacco. È, non è ben costruita, ma le sue conseguenze sono veramente belle. 3 anni tra le Endriaghe, mi sa che le avevamo letto. Sì, esatto. Troll e Dolce Ozio. Ma questo racconta qualcosa che abbiamo già scoperto nella quest, ma lo leggiamo. Valle dei Fiori, Valle del Pontar. Me lo ricordo che abbiamo letto. Wraith, Paura e Terrore. Sì, finito, ok. Poi materiali, polveri di diamante, schemi li abbiamo presi. Sciabola robusta, 14-21. Sanguinamento, avvelenamento. 14-21 non è male. Non è male, però non ci interessa. E poi tutti, ok. Abbiamo ottenuto la povertà. A questo punto questi mercanti vanno un po' approfonditi. I want to stock up on provisions. Seek and you shall find. Prophet, would say. He was a shepherd. Beh, ragazzi, abbiamo comunque speso molto denaro, Abbiamo speso molto, molto, molto denaro. Cioè, è una spesa che abbiamo potuto sostenere perché comunque abbiamo lavorato tantissimo. Vorrei accedere al magazzino. Questo è per depositare? Oh, finalmente! Finalmente! Vediamo un po'. A noi frega qualcosa, abbiamo già venduto tutto. Ma onestamente no. Sit among the rocks and who do there? As for
Mercante misterioso. Commerciamo. Senza dire una parola? Ah. Qua se leggevi il libro prima di parlare con lui avevi dialoghi unici. Ok. Incenerimento più 10%. Le rune si mettono sulle spade come castoni, vero? Danni più 7%? Ah, i dialoghi con il nano, ok. Scusate? Cosa? Ma ragazzi! Ragazzi, vale la pena, no? Perché bonus da balbetto, ragazzi, sono un gamer. Danni bonus consegni più 7. Non è l'intensità. Non è l'intensità, ma è due slot. Trovo roba migliore andando avanti col capitolo. Migliore di questa? Danni bonus più 7 con due slot 33? Ed è un mercante DLC, quindi aggiunto con la Enhanced, immagino. No, che me la cavo anche senza. Scusate, voglio fare una prova. Geralt. Tipo, no? Vediamo un po'. Se io ho... Per esempio... Ah, questa è la somma, però. Perché il questa è la somma dei materiali. Quindi in realtà non ho tantissimo denaro. Che sono 4 oren. Però... Forse qui ho... No, non ne vale tanto la pena. Cioè io qua posso venderne un po'. Ma rimane piuttosto piatto. Sì, non ne vale troppo la pena. Perché adesso io, se guardate, ho nell'inventario delle armi molto mediocri. Ho una spada kedweniana che è decente nella difesa e poi una spada d'argento profondamente mediocre che valgono 61 e 72. Posso permettermi di fare il gamer blind e investire un po' di denaro nel potenziarmi questo set? Vi va di giocare un po' di ruolo? Perché di questo sono più che soddisfatto, non ho bisogno di cambiare, ok? E va benissimo. Però, posso fare tutto, puoi fare tutto PSP. Eminami, ma che community ho? Che community ho? Ragazzi, PSP procurato sul posto. Citazione di linguaggio italiano. Metal Gear Saga. Conviene puntare sul crafting. È vero. Avete ragione. Solo che... Allora, ve la metto semplice. Sono talmente eccitato a ridere di potenziare i segni che una spada me la prendo. Non quella normale, ma una spada me la prendo. Non andare via. Adesso io vado qua, sulla spada. 935 ore sono tanti. Però ho due slot. Prendo questa. E poi vado nelle rune... Ah, costano 792 l'una. Ah, no, sono 3. E faccio 1 e 2. Ora ho 43 oren. From 2K to poverty. Allora. Spada meteorica blu robusta. Poi vado... Non è una scelta ponderata, mi rendo conto, però abbiamo, noi monetizzeremo. Non scapperemo dai mostri, ok? Uccideremo per ottenere materiali da vendere. Adesso sì che siamo poveri, però guardate, io vado in inventario. Semper Fi.
Semper Fi, Raiju. Baron Merceron, grazie. Cioè, provate a immaginare cosa vuol dire adesso avere più 15. Scusate, 7 più 4, 11, sì. 15 attacco segni in più. Sono 15 danni in più, penso, Row, a ogni Igni. E poi sto per livellare, quindi aumenterò ancora di più i danni. Cioè, io credo che stiamo per spaccare completamente The Witcher 2. Quindi, da videogiocatore, vediamo un po'. Potenziamento, runa... Ecco qua. Ah, ma ne avevamo già un botto, vabbè. Uno, due. Posso metterne solo una? No! No! Cazzo! Vabbè, incenerimento più 10, ok. E qui? Ti corre una chiave. Ora, ci mettiamo un secondo... in questa location tranquilla e facciamo gli adulti. Siete pronti, ragazzi? Perché parte di The Witcher è anche questo. Secondo le leggende, i troll sarebbero creature nate dalla terra con un corpo fatto di roccia. I troll temerebbero la luce solare, poiché capaci di ucciderli trasformando in statue inanimate e si muoverebbero soltanto di notte. Questo per quanto riguarda le leggende. Ma la realtà? Beh, come sempre, la verità è molto più banale. I troll sono creature viventi come voi e me, e preferiscono il giorno alla notte, perché sono impacciati e tendono a inciampare nel buio. E preferiscono... rovesciando la loro preziosa vodka. I troll hanno una pelle dura come la pietra, sotto cui nascondono dei muscoli e un cuore che pompa sangue. Sanguinando significa che possono essere uccisi. Non valgono niente questi libri comunque acquistati. Stendardo Grigio. Gli Stendardo Grigio divennero famosi durante le ultime guerre contro Nilfgaard. Reggimento caudueniano di cavalleria leggera, gli Stendardo Grigio vennero inizialmente schierati a pattuglia della zona intorno a Banglen. Oglan. Richiamati al fronte, dimostrarono il proprio valore durante l'incursione nell'Edirne superiore, ma furono le cronache della battaglia di Bren a rendere famosa l'unità. Poiché la storia tende a ripetersi, diversi anni più tardi, gli Stendardo Grigio si ritrovarono nell'Edirne a fianco di Hanselt. Questa volta, però, subirono una schiacciante sconfitta per mano di una presunta alleata, la maga Sabrina Glevisig. Decimati, oltre ogni possibilità di recupero, l'unità non fu mai ricostruita e i suoi caratteristici cappotti e berretti di castoro, che un tempo instillavano terrore nei cuori dei nemici del Kedwen, divennero un simbolo del passato, anche se i pochi superstiti della defunta unità li utilizzano ancora per riconoscersi. A parte i ricordi della sua gloria passata, non è rimasto molto a Lochmuin, la città elfica situata lungo il tratto superiore del Pontar, tra i picchi delle Montagne Blu. Vederla emergere dalla nebbia doveva essere una vista mozzafiato, ma dove prima c'era un capolavoro, ora ci sono soltanto delle bianche rovine. Fu qui che secoli fa il mago Geoffrey Monk si recò portando con sé le fonti, bambini dotati del potere, per affidarli ai saggi elfici affinché li addestrassero. Geoffrey riuscì a superare la diffidenza del popolo antico gettando le basi per la coesistenza e la collaborazione tra le nostre razze, ma la storia aveva in serbo un destino differente. Diversi anni dopo, le armate della Redania massacrarono la popolazione di Loch, sterminando gli elfi di qualsiasi età e sesso. Porca miseria. Così ebbe inizio la guerra culminatasi con la rivolta di Eliren e il massacro di Sherrawet, che costrinse gli elfi sopravvissuti a ritirarsi a est tra le impervie montagne blu. Questo esempio, cari lettori, mostra chiaramente come basti niente per rovinare anche il migliore dei rapporti. Nonostante la mia lunga amicizia con Geralt, so ben poco sulla sua strana confraternita, e l'ho appreso dai tomi degli eruditi. Inoltre, ho giurato di non parlarne, quindi sarò piuttosto conciso in merito. Un tempo, numerosi come i mostri che affrontavano, oggi i Witcher sono visti come una reliquia del passato. La vera essenza del loro addestramento rimane un mistero, e noi un po' lo sappiamo. L'unica cosa certa è la presenza delle prove, un procedimento per trasformare il corpo con delle miscele specifiche di erbe e infusi. Chi riesce a sopravvivere ottiene dei riflessi sovrumani, un'agilità incredibile, la possibilità di vedere al buio e altre abilità che lo rendono una macchina di morte. Durante l'addestramento, i Witcher studiano i rudimenti della spada e della magia, noti come segni. Tutto questo serve per assolvere un solo compito, proteggere gli umani dai mostri che popolano il nostro. Questo è interessante perché
il nostro mondo. Questo è interessante perché ti suggerisce che i segni sono cose che una stregona, una maga e uno stregone, un mago, potrebbero comunque usare, perché sono rudimenti della magia. Questa cosa mi affascina un sacco, cioè non sono una skill passiva o una skill attiva specifica di una certa mutazione degli Witcher. È un rudimento magico introduttivo, base dell'ecosistema, no? Della magia, che loro quindi potrebbero. Ah, è confermato che li sanno usare. Semplicemente non è il loro utilizzo comune farlo, perché piuttosto che fare igni fanno palla di fuoco. È la prima cosa che insegnano i bambini maghi. Ok, estremamente basico, certo, certo, certo. Okay. Le vittime della maledizione. Il Draug è un comandante. I suoi soldati Wraith sono chiamati Draugir e vengono evocati dalla volontà del Draug sui campi di battaglia o nei cimiteri. Come il Draug, si tratta di anime dannate intrappolate in un corpo creato con i resti delle braccia, delle armature, delle macchine da guerra e dei cadaveri lacerati dai necrofagi. La Grande Trinità. La Grande Melitele è, tra le altre cose, la padrona dell'amore, del matrimonio e della fertilità, della natura e dell'abbondanza. Ormai questo lo sappiamo. Ragazzi, posso dirvi che è bellissimo aver giocato di Witcher 1? Io mi rendo conto che questa è una serie di nicchia, che interessa a pochi, e che imprenditorialmente è scemo farla e bla bla bla. Ma sapete anche come ragiono, e mi permetto di autococcolarmi e darmi le pacche sulle spalle quando agisco in maniera così perentoria nei confronti del mio percorso creativo e di condivisione. E anche di acculturamento, perché io sto recuperando un backlog al meglio delle mie possibilità, ed è molto figo farlo. Ma The Witcher 1, essere arrivati qui dopo averlo giocato, è bellissimo. E vi dirò, per certi versi, mi manca più The Witcher 1 di quanto non mi manca The Witcher 2. L'ho detto, è strano, è weird, ma la sensazione che mi dava il giocare The Witcher 1 era più romantica, più intima, piacevole e meno grezza di The Witcher 2. E voi mi potreste dire, com'è possibile che The Witcher 1, che è palesemente più grezzo di The Witcher 2, ti sembra darti una sensazione meno ruvida? Il motivo è che The Witcher 1, nonostante fosse incredibilmente mediocre sotto il profilo della variabile dei volti, dell'effettività, progredire della storia, completa mancanza di regia, ed era chiaramente fatto in un garage da persone piene d'amore durante praticamente la guerra, quello che davvero The Witcher 2 nel fare questo passo in avanti non riesce a realizzare è avere una sua identità. Mentre non posso dire che non sia più vivo, perché i villaggi Flotsam eccetera sono tra le cose più belle che abbia visto in generale, a questo punto ho un sacco di aspettativa per The Witcher 3. The Witcher 2 non ha carattere a livello di estetica e di sua unicità. Sembra essersi un po' amalgamato alla grafica molto avanzata, ma senza una reale art direction. E per art direction non intendo che non hanno lavorato gli artisti. È un capriccio di Michele, non di Sabaku, non è una critica. È come Michele sta sentendo l'approccio di The Witcher 2. È un'estetica meno artigianale. E questa è una cosa sbagliatissima da fare in critica. Non ascoltate mai qualcuno che direbbe, che possa dire è meglio di Witcher 1 perché è meno artigianale. È una stupidaggine e professionalmente non lo farei mai. Ma a me, Michele, a causa del fatto magari di essere nato in una certa generazione, la costruzione molto handmade degli asset di The Witcher 1, i colori meno saturi, la... l'opulenza grafica meno ostentata, meno blur, meno bloom, meno VFX, era più mondo fantasy reale. Questo invece è guarda quanto siamo fichi con la grafica, i soldi, il doppiaggio, tutto bellissimo, però ha comunque quello scheletro mal costruito di The Witcher 1 che si scontra in maniera qui innaturale con la botta estetica e di esposizione del mondo, ossia i nidi dei Necker, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, questa è una roba completamente di Michele, cioè non è da mettere in una recensione, però ecco.
Il suo culto è il frutto del credo di culture e razze differenti. La popolarità di Melitele non ha mai vacillato, e questo fenomeno può essere spiegato in vari modi. Per quanto mi riguarda, i motivi sono piuttosto ovvi. Il culto di Melitele è principalmente femminile, e tra le altre cose la dea è la protettrice delle partorienti. Una donna in travaglio strilla come una matta. Molto anni 30 questo documento. E, a parte le urla sconnesse, le false promesse che non si conciderà mai più a un miserabile uomo, implora l'aiuto di una divinità. Chi meglio di Melitele? L'avevamo già letta sta cosa. Chi meglio di Melitele potrebbe ricoprire questo ruolo? Le donne partorivano, partoriscono e partoriranno sempre. E la dea Melitele non ha motivo di preoccuparsi di eventuali cambi di tendenza. Ok. Basta un'occhiata per inquadrare il nemico, senza contare il nome autoesplicativo. Queste creature si sono moltiplicate dopo l'ultima guerra settentrionale e infestano attualmente insediamenti nelle foreste e nelle lande selvagge. La sezione dell'Edirn racchiusa tra i fiumi Lixela e Difne è chiamata Lormark o Edirn Superiore, a seconda dell'orientamento politico della fazione interessata. Queste terre rappresentano un'area contesa ambita anche dal Kedwen. Durante l'ultima guerra contro Nilfgaard, l'Edirn ha vissuto un momento difficile, costretto ad affrontare una dura battaglia per respingere gli oscuri a sud. Durante tali eventi, dopo essersi accorti che i loro vicini meridionali non sarebbero riusciti a respingere gli invasori, le armate del Kedwen, allora alleate, marciarono su Lormark per annetterlo. Diversi giorni dopo, Margrave Mansfeld di Ard Carraig e il maresciallo Menno Coehorn, comandante in campo dell'esercito di Nilfgaardiano, si incontrarono su un ponte del fiume Difne. Dopo una stretta di mano sul regno sanguinante e torturato dell'Edirn, i due concordarono a una ripartizione criminale delle terre saccheggiate. Nonostante la restituzione dell'Ormark da parte del Kedwen al termine della guerra, la sua conquista in collaborazione con i Nilfgaardiani è ancora ricordata come uno degli eventi più disgustosi della storia, anche se sicuramente non sarà né il primo né l'ultimo. Allora, gargoyle, grondaie e tettoie. I teorici della magia discutono ancora sulla corretta classificazione dei gargoyle. Il suddetto autore appoggia la fazione che le definisce un tipo di golem. Wolfer Cerbero. Credemi. Ringraziandoti delle 20 sub donate a chi le riceve, augurando loro di vedere in questo futuro qualcosa che gli permetta di venire incontro all'idea di mantenerle, vi prometto che verrete completamente stravolte da Sutorima nel 4.0. Che si chiamerà Sutorima 3.0, ma non complichiamo le cose. Perché ho sempre separato Sutorima da Maiku. Sutorima è un altro universo, è il dietro le quinte, e diventerà un dietro le quinte, il quale però sarà, come introito, il principale income del canale al 100.000%. Perché quello che farò sarà sempre creativo, animico, artistico e di passione, mai di imprenditoria, perché no. Varrà la pena. E sono sicuro che il dono delle sub diventerà molto più frequente. Perché ci sarà voglia di sostenere e supportare quello che mi vedrete fare in nome di Sutorima 3.0. Che è il 2.5, Sutorima nuovo era bellissimo, eh? Poi adesso in questa estate è dovuto esplodere tutto, perché sto per prepararmi al 4 di tutto, eccetera. Però, comunque. Ok. Dopotutto i gargoyle non sono altro che sculture sofisticate, animate dalla magia e programmate per svolgere semplici compiti. I gargoyle possono svolgere soltanto incarichi rudimentali e spesso vengono assegnati alla sorveglianza di un territorio, anche dopo che il loro creatore è morto da tempo. Era già successo in The Witcher 1 questo, per esempio. Per disattivare permanentemente queste creature, bisognerà prima individuare il luogo da cui vengono controllate e, una volta lì, cancellare le rune magiche che controllano la volontà dei costrutti. L'elementale della Terra è il fratello più giovane del leggendario Dao, il genio capace di provocare i terremoti e spianare le montagne. Più giovane significa più debole, ma anche più incontrollabile. Questa creatura si diverte ad abbattere gli alberi, far crollare le pareti degli edifici e ridurre in poltiglie i malcapitati. Ah, ok. Un bambino. Ovviamente, ammesso che il suo padrone lo desideri. Ok. Gli elementali del fuoco, analogamente alle creature post-congiunzione, Berserk, provengono da un'altra dimensione e considerano il nostro mondo alieno. Secondo i filosofi, non hanno emozioni e non pensano come gli altri famiglie e i troll. Completamente controllati dalla magia, eseguono fedelmente gli ordini del mago. Se il loro maestro è un fumatore accanito, forniscono il fuoco per la pipa, mentre se questi viene minacciato, riducono il nemico in cenere. Eccoci qua. Ci sono stralci di opere famose, disquisizioni e trattati riguardo al cataclisma magico avvenuto 1500 anni fa. In seguito all'evento, ragazzi, è letteralmente Berserk. Ah, dite che è uscito prima di Berserk? Verifichiamo. Dobbiamo verificare. Miura? Sapovsky? Eh?
chi è stato? Allora, in realtà può essere tranquillamente una ispirazione akashica comunque. Alla fine è un'idea. E tutt'oggi sono ancora prive di una nicchia ecologica. Tra l'altro è un concetto probabilmente esoterico che esiste. Infatti non è poi un'idea così originale. Esatto. Tra le altre, i Gravir e i Ghoul sono un frutto della congiunzione delle sfere. Così come noi umani, stando all'antica tradizione elfica. I maghi affermano che durante tali accadimenti, gli umani ricevettero un dono meraviglioso e una maledizione terribile allo stesso tempo. La magia. Ah, che figata. Come uccidere un bulvor? Il bulvor può essere descritto come un concentrato di muscoli ricoperto da una pelle elastica e resistente. La testa di un bufalo è una dentatura affilata, adatta a lacerare le carni. I bulvor sono delle bestie post-congiunzione, il marchio del caos che sfoggiano e accompagnato da corna rudimentali arti immobili lungo tutto il corpo. Ok. Bruxa. È un vampiro superiore, una creatura post-congiunzione e un intruso nel nostro mondo. Assume la forma di una donna bellissima, ma quando è affamata o attacca diventa terrificante. Come ogni vampiro che si rispetti, si nutre di sangue, ammaglia le vittime trasformandole in amanti e fonti di sostentamento. Ok. I'm from Stilton, and the Ravalet stands in Tameria. So? Come back, like that cat from the good book. Smettila di bere, devo venderti. Devo venderti i libri. Il diario del capitano me lo tengo. Perfetto. E ora posso fare una cosa? Ho bisogno di fare una cosa. Sperando che ci siano delle creature da uccidere. Nameless Hero, grazie. Allora. È appena successa una cosa che nel 4.0 non succederà. Sono andato in blackout. Stavo pensando, allora devo fare questo. Immaginatevi il vostro streamer, il vostro Mike in non stream, che fa? Che guarda lo schermo, ma in realtà è nel loop di content creator. Io stavo guardando lo schermo e dicevo, ok. Allora, adesso devo spiegare loro che voglio cercare un nemico. Così posso fare un level up, finalizzare un po' la build, poi regredire al villaggio, tornare indietro, parlare della moneta quadrata, avanzare. Ho già letto i libri. Ok, potrei aprire il codex per vedere cosa ha aggiornato. Vorrei fare una cosa fatta bene. Molto bene. A un certo punto sento... Pam, 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 e vedo... Che cosa? Che succede? Ci sono dei mostri ovunque! E quindi... Ciao! Siamo in una maledizione destra indiana. Allora, ricordiamoci che non funziona quando ricarichiamo. Devo fare così. No! No! Witcher! No, Mendoza non c'entra niente. I want to see. Any...
Potreste per favore cominciare a spammare tutti in chan? Ma dovete... Allora ragazzi, cantatela bene. Non ripetete le parole, ok? Proprio ameno, interime ad appare, ameno, ameno, ameno. Cioè, latire, ameno. Cioè, è il momento di fare questa cosa, perché io, nessuno di noi se lo meritava, d'accordo? Quindi, ragazzi, vi siete persi praticamente un'ora di live. Abbiamo recuperato tutto con enorme amore e cura. E non solo, anche facendo un po' di minimaxing. Sto parlando ai past broadcaster, le persone in live si confonderanno tantissimo. Non preoccupatevi, capiranno. Sono anni che mi seguono. Quality content, è importante avere l'obiettivo finale raggiunto. La diretta è dietro le quinte. Allora abbiamo preso persino la Saverra Zerricaniana, con ben 3 potenziamenti, fuoco, sole, Ixit o Isgith. Cioè, siamo dei mostri. Ora, quello che volevo fare era livellare. Quindi ora devo uccidere qualcosa. Qualunque cosa. Non nel pozzo della morte leggendaria. Esatto, dovevo andare a vedere le missioni, ma sono curioso. Cioè, come si fa a riconoscere una cospirazione? Quando ti danno una moneta quadrata e ti suggeriscono di andare al bordello, chiedi a Wendy la fischiettante e dirle di aprire le porte del paradiso con il suo sorriso. Quindi ora possiamo fare questo giochino. Finalmente. Well. I've heard good things about whistling Wendy. At your service, my prettiest girl, 'tis true. Fool soldiers gave her that stupid nickname. Tidy yourself, Wendy. Witcher on the way. Come on in. Ma è uguale all'altra. Sono molto deluso. What do you desire, my hero? Tutto questo è stupido. I want your smile to part the gates of paradise. Come with me. E però i gufi non ci sono più. Chissà se... Ha fatto un'animazione buffissima. Vincent Trott, you're a little elusive. Here alone? Not wise, Witcher. We'll see about that. I'm wearing Selkirk's armor, you know. Pretty much renders me invincible in a duel. Vogliamo provare? I didn't know you had Selkirk's armor. I guess that changes things. If you think we're willing to let you go, or that you can escape through magic trickery of some sort. Relax. I'm not going anywhere. Give me the chainmail and I'll forget everything. Whistling Wendy, your plot. Semper Fi. How about the coins? You're Deathmole's hound. I don't trust you. You don't need to. I just need the chainmail. Not interested in anything else. I'm to remove it. And hand it over. Then you'll be on your way. And all will be well. Doesn't sound like my kind of story. How's this instead? I'll kill you. Take your swords and gold, and the gods will rain good fortune upon me for ridding them of a filthy mutant. Die! Convinti sempre. Spy! Kill him! Alla fine i mostri erano proprio accanto a me. Mi dispiace, amici. E questa è la spada non forte con i segni. Sono molto attenti, eh? Questa cotta l'ha reso veramente invincibile, avete visto? Abbiamo fatto anche un po' di punti esperienza. Ma finalmente
si dorme. Sì, sì, tutti trattano gli Witcher come degli storpi che puoi uccidere con un cucchiaio. Cioè, a me fa impazzire questa cosa. Cioè, io ho sempre compreso l'obiezione del fatto che non tutti hanno la cultura di un certo tipo e sanno che comunque sono fatti di carne ed ossa, quindi sono limitati, quindi possono essere massacrati, quindi possono essere facilmente uccisi, lui è morto con un forcone. Ma, Dio santo, ma anche la leggenda del lupo bianco. Ma minaccia con più delicatezza, ok? Comunque, personaggio. Un talento. Ok. E questo punto, intensità dei segni più uno. Perfetto. Ragazzi, stiamo creando un mostro. Un vero mutante. Ti occorre una chiave, d'accordo. Oh my god! Hey, there are. Oh cavolo! Allora. Scusa. Sto cercando di capire come muovermi verso l'obiettivo. Ok, si può entrare a sinistra. The Pata Boy, Fede Spatto, Turco, Omeo Max, Roses are Loris. Grazie. Forse non si può. No, ho sbagliato. Principi tutti. Dov'è Death? Here to visit your old friends? No, just looking around. A lengthy stay in Henson's camp, and one is likely to become somewhat Kedwinized. I'd like to avoid that. Rightly so. Wow. My memories and feelings seem inextricably linked. I seem to be recovering both. I believe Yennefer's alive, and I'll eventually find her. Triss? Yennefer? That's some life you lead, my friend. First off, we have no idea if Yennefer's still alive. Second, we have no idea if Triss is alive. Hmm, true. You seem to have two women, when in fact, you don't even have one. Their kind doesn't die easily. I'll find Triss as soon as I've dealt with the assassin. What about Yennefer? I won't know what to do about her until I see her. Henselt's camp is abuzz with rumors about the events 3 years ago. When you burn a sorceress at the stake, rumors spread faster than the seed of a lascivious baron. I know you primarily value sorceresses for their firm busts, but I'm curious. What do you think of Sabrina Glevesick? Sorceresses complain about feeling underappreciated, persecuted even. But let me tell you, Geralt, you live by the sword, you die by the sword. If they didn't meddle, they wouldn't be burned at the stake. They keep whining about the horrors that took place on Thanet Island, about the order of the world being destroyed. But let me ask you, who brought that about if not them and their scheming? Okay. Drakegast, next talk show, altrimenti interrompo troppo questa live, ma è una bellissima domanda.
Heard anything about Letho? They say he's hiding in the ravines. He's not alone. I know. I fail to comprehend exactly why you have it in for him. He escaped, so what? You're no king, and as such, are hardly in danger. Letho knows a lot about me. There are certain things that probably only he can explain. I'm not so certain you really want to know, though. We'll see. Let's say you catch him. What then? I'll decide once I've heard him out, learned the truth. Maybe I'll see his point, or maybe I'll just cut off his head. Have you tried to, approach Vess? I've thought about it. On the one hand, I've never Rogered a soldier, but on the other, the clean clang of steel against steel at an intimate moment could put off even the most attentive lover. Why do you ask? I just like to know. I heard you dueled each other. You heard right? You came out on top in the arena. Maybe you should try her in another setting. Could be interesting, I guess. Really? You slept with her? Mm-hmm. And how was she? Spill it! Well, there was no clean claim of steel. È la risposta esatta, è quello che avrei detto io. Ma cosa stai dicendo? I wonder what Sheila's doing in Henselt's camp. You're not alone, because she's wondering what you're doing at the king's side. How do you know? She asked me about you. What did she want to know? I have no idea. I realized right off she was sniffing, and told her she could smell my fingers if she wanted. But that'd be all she'd get. And she gave up. Mm-hmm. See how careful I am? I found a letter addressed to the people of Kedron. A letter? So? It's your drivel, idiot. Where'd you get that idea? I know you. Not to mention you had the gall to quote me. You're not the only Witcher in the world. So, you admit it's yours? Sure, it's mine. People have had enough of that pompous clown colluding with Nilfgaard. I decided I needed to open their eyes a little wider. Any idea what that pompous clown's going to do when he finds out who's opening his people's eyes? How would he find out? It could only come from you, and I assume, at least I hope, you won't rat me out. They're going to kill you. Nah. Why did you poke your nose in this? Henselt approached me to write a few panegyrics about him. You know, singing his praises? Can you imagine that? Me? Writing a political pamphlet? Who the hell does he think I am? But that's exactly what this letter is. Possibly. But it's for a good cause. Henselt's a prick. Deathmold si è spostato. Okay. Sono veramente molto belli i dialoghi di The Witcher 2. Le interazioni, le risposte sono molto vere, molto quotidiane, anche perché appunto non c'è la caccia selvaggia o l'antico potere della morte a sortire le conseguenze del futuro del mondo. We need to talk. What? No, hello, good morning. Pucker up and kiss my ass, nothing. No, sì, è sempre stato qui, però. Good morning, White Wolf. You take some tea. It's a fortifying beverage. Some other time, maybe. You must know a lot about the Wild Hunt, as one of the reigning majesties among mages. Oh, I simply cannot concern myself with folk tales about corpses flying about on intensely emaciated steeds. The Wild Hunt's no myth. Esatto. I found Trot. A few other enthusiasts of the square coins. Did you learn who leads them? No. Any survivors? No. Ah, you might at least have spared Trot. I'm sure he had secrets. Any reward for the conspirators? Indeed. A nice round sum per head. I could use the gold. How many were there? Vincent and five others. You killed six men. You and your kind should be isolated. The reward is yours. Here. Eccoci. Quant'è? Spoiled my day.
Ma è pochissimo! Ti ho letto, Fede Spatto. Ne riparleremo in un talk sicuramente. E buon lavoro, creativi. Perché missione fallita? Interessante. È perché non ho ottenuto informazioni, secondo loro. È perché forse c'era una strada per non ucciderli? Potrebbe essere. Non credo che la mia avidità abbia causato un fallimento. C'è scritto, ma qual è quella fallita? Una di queste? Ave Henselt, forse. No. Ok. Ah, è perché c'è una X rossa. Devo cercarla, allora. Ah, eccola. Ma non c'è scritto! Non c'è scritto niente! The Witcher 2, perché? Allora, fatemi vedere. Torna al menu principale. Allora. Ah, ma non è apparsa qui. Non abbiamo quella quest. C'è una quest che fa... Ecco perché è fallita. Perché è una quest che non abbiamo. Io mi sentivo in colpa, pensavo di aver sbagliato qualcosa nell'esperienza. E invece no. We don't want no trouble here. Allora. E quindi noi non avevamo quella quest. Ah, è quello che urla? Sei tu? What do you want? Normally I only talk to drunks. Stai cercando Audrin? Aspetta. Seen any square coins around here? Square coins and white mice are good signs you had enough of the booze. I need to find me mate. Let me be. What do you want? Normally I only talk to drunks. Let me buy you a beer. All right. What do you want to talk about? Deathmold summoned me. Oh, fuck. What are you afraid of? Hard enough to get inside Deathmold's quarters, but bloody impossible to leave. I'm sober. I think I'll be able to find the door. You won't scoff if you'd seen the broken bones, the gouged out eyes, or men so crazy they didn't recognize their own mothers. It's true that Deathmold tortures anyone who wrongs him, even in the slightest. They say the sorcerer maid Henselt burned Sabrine at the stake. Deathmold's so strong at Henselt's side, it's a bad thing. Very bad. What do you know about the Virgin of Edirne? No one's plowed her. I'm serious. They say she killed a dragon. Those Edirnians have gone silly about her. I heard the story about the dragon is true. What of it? That don't mean she should be crowned queen. True, but people follow her. Folks are fools and like freaky things. Saskia's a freak. Maidenhood intact and hunting dragons. Ever heard of a stranger, lass? I'm looking for work. With me? Maybe Henselt needs a witcher. Henselt needs a brain. I heard his soldiers love him. Back in the day, yes, Henselt was like a brother. In war, he drank what we did, ate the same grub, and plowed the same whores as us. When did that change? When he started believing he's invincible. He had to give up on Edirne 3 years ago. What of it? They convinced him he hadn't lost. Get it? It was all that witch's fault. See? And he believed him. Had the witch killed till she was dead. Now he's all important. La-di-da. He's just not the same Henselt. But you'll find work, I wager.
all kinds of monstrosities prowl the ravines. What do you want? Normally I only talk to drunks. I heard you calling for Audrin. That's right, I'm looking for him, so I called out. Got a problem with that? I used to know a man named Audrin. Okay. Not the same guy. How do you know? Audrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like plowing without a woman. Eccola! Cerca Audrin. Oh my god! E questa è una cosa tra le più belle di The Witcher 2. Ragazzi, io ci tengo a darvi un insight di quello che sto vivendo come videogiocatore, anche per migliorare un po' la qualità di una live che adesso è altalenante, ma a cui tengo, perché è importante. Cioè, The Witcher 2 me lo avete esposto, me lo avete raccontato come qualcuno di breve, ok? Un gioco, qualcosa di breve, è un western RPG molto più breve del primo, che noi giocheremo quasi due volte, accelerando un po' il passo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dura poco. Dura poco perché va bene, ma io lo posso anche comprendere perché. Perché è tutto talmente denso che se lo vivi in maniera immersiva è un'esperienza completamente diversa. Cioè, gli NPC qui non sono soltanto tanti, ma nel finalmente avere un po' di quality of life in più con questi bollini verdi, eccetera, hanno una capacità di inserirsi nel mondo di gioco che rende The Witcher 2 un vero GDR. È un peccato che ci sia così poco level up e costruzione del personaggio intesa come capacità di farlo spesso e con un gameplay loop che ti porta ad avere veloci reward. È molto lento, i livelli sono pochi, ma gli ambienti sono tra i più vivi che io abbia mai visto in un videogioco. E The Witcher 2 è anche precedente, antecedente al 3. E, ragazzi, vi ricordo che Cyberpunk è stato venduto come la città è viva, quando in realtà è un vacuo buco nero di nulla, dolore e fallimento. Quindi è bello vedere che anche i personaggi che rappresenteresti come i meno importanti di una storia hanno sempre qualcosa da dire, sono doppiati bene, sono scritti con una certa intelligenza perché non offrono chissà quale insight o quale profondità, ma hanno un loro ruolo, hanno una loro storia, hanno una loro richiesta. E Geralt partecipa a queste conversazioni, a questi eventi, con grande carisma, non inteso come è proprio un figo, ma come mi fa sentire parte del tutto. Sei Audrin. Ah, tutti cercano Audrin. I heard you. What? Just curious. Well, he's gone and got lost. Wouldn't mind buying him a pint. Ordinary, like any soldier, except he staggers a lot. What is it, Witcher? Can I speak? If you want to be sly, best you step away. I'm looking for someone. Why is that? I can only tell someone who has one. You got one? No. Then don't ask, for you'll learn nothing. What is it, Witcher? Who's this Audrin you're calling out for? A Kedwenny god of some sort? Audrin, a god? If you suggested the god of drinking, I might agree. He's a mate. We agreed to meet at the tavern, but he's gone and got lost. If you find him, tell him we're waiting. How will I know it's him? Oh, you'll know Audrin. Nobody quite like that cunt. Audrin! Here, boy! Audrin! Voglio parlarti un momento, non posso più? Audrin! Where are you? Still looking for coins! What else am I to do? How's service under Hensel? See anybody? And we don't. Uh-oh. Trouble approaches. Looking for something. The enemy have fed you their propaganda. Forse lo potremmo trovare fuori.
square coins. Ed è fallita quando abbiamo incontrato Deathmold, chissà perché. Andiamo a cercarlo anche fuori. Comunque avrà un punto verde, immagino. Intanto sei ubriaco. Cosa? Chi? Odrin? Sei tu? Cosa sta cercando? Not another fucking stone. Yes? Qui non c'è niente. Un necrofago. Forse è il bordello. Non vedo nessuno dondolare. Didn't have anyone like you in our village. We should have our sea. Take an interest in things. The elder and the recruiter are coming for you. He was slaughtering pigs at the top, so he takes a pig's eye and puts it between his buttocks. He does what? Puts a pig's eye in his arse. The elder and the recruiter enter, and the mother says, "Son, they've come to take you to war." And he's standing with his back to them, his pants down. He spreads his cheeks and says, "I can see that." Did they take him? Not a chance. Fen! Keep dropping your guard like that and they'll beat your kisser to a pulp. Pieno di roba, The Witcher 2, costantemente. È incredibilmente bello questo. We practice a few hours every day. And here I thought practice makes perfect. Really? Care to show us your skill then, white-haired one? Why not? Who's willing? I'll try. See if you're as strong in your arms as you are in your gob. Let's see what my friend Vernon taught you. Make some room! Close a distance! Coraccio! Move it! Dodge! Dodge! Wake up! Mamma mia! Got a feeling Fen won't remember much of that fight. With a few more surprises up our sleeve. Why not? Take me on. I fancy learning a few witches. Let's see. Make some room. Dai, datemi qualche informazione. Dodge, wake up. Bel trucco. Coraggio però. Ma poi, ma se lo sapete che sono mutanti sovrumani, ma almeno, non so, sono più veloci, guarda, vedono il buio, praticamente possono rallentare il tempo, tanto i loro sensi sono acuti. E niente. With a few more. Why? Run out of monsters to slay? Just checking to see if. And I'm amazed they're still standing. You lackeys, letting yourselves get thrown around like hay bales. Maybe you want to give me a try. Show me what you got, my. Cosa? Bellissimo. Ma l'ha trattato. Ma è stato brutale. Non gli ha lasciato. Mi sta facendo malissimo, ma fatela più amichevole, cioè. Ma guarda, lo sa. Ma si sta sfogando su di lui, non è giusto. Ma perché, Roche?
distrutto, no? You win. Feels like I've been kicked by a mare. Pleasure getting a few slugs in the mug from you. You deserve. Oh, che bello. It's no reward. Quindi sono consapevoli. We drag our asses round the world and collect all sorts of scrap metal. Take something. May it serve you well. See you soon. Che belli. Not so fast, Witcher. Che vuoi? No, perché? You'll take me on now. You snitch. Perché? So be it. Che spia? Perché? Fammi ancora male. A posto, è andata benissimo. What the bloody hell's all this? We're just practicing. Want practice? I'll have you cleaning the canteen with your bare asses. How's that for practice? Back to the camp. Aye, sir. That doesn't end this. Stop looking for square coins. You've little to gain, and you just might lose your head over it. So long. Uh-huh. Yeah! Ma dov'è Ordin? Greetings, Gert. Greeting. My heart rejoiced to see that dear old noggin of yours emerge from a sea of unknown faces. Ma quanto contenuto narrativo c'è in The Witcher 2? You're spending all your time in Roach's camp. Have you two become chums? Chums? That's a bit much. È trama, sì, sì. But he doesn't piss me off as much as he used to. Either he's changed or I've grown accustomed. Maybe both. Maybe. Besides, the camp has loads of other attractions. Those men cheat me at cards, and there's a tit or two to hang the gaze upon. If that's what you're after, there's a regular whorehouse in Henselt's camp. How can you compare a whore's tits to Vessi's? I could buy myself the others, but hers are just to be admired. I heard you had a bit of fun with Vess. Did she tell you? No. Is there anything to tell? Ask her. All rested after the boat trip? Don't remind me of that. My stomach churns at the very thought. You could have traveled here on foot. If I'd known it before days of rocking, I would have. Tutti pettegolissimi. And if they told me I'd be eating dried and salted cod three times a day, I'd have clobbered myself with my own hammer before boarding that boat. You've been around. Heard anything about the Kingslayer? Just that Henselt is shitting himself for fear that his head is about to be separated from his shoulders. For me, the assassin's hiding out in the ravines. An ideal place for his kind. Anyway, I've been wondering, why the fuck do you care so much about this camp that you're so ready to stick your neck out to find him? Letho knows a lot about me. There are certain things But is it worth sticking your neck out to know what was in your head before? It is to me. What will you do when you find him? We'll see when I talk to him, when I learn the truth. I see you prefer the company of Vernon and his men. The soldier in Hensel's camp looks at me like I'm a lump of rotten meat. You think they suspect you of being a spy? Who the fuck knows what's in their bloody heads? You know what? I regret I'm not a spy. I feel like the last bloody cunt here. Somewhere nearby, my brethren are sharpening their axes, just waiting for the fog to dissipate so they can blunt them on some kid when he necks. Scusate, ma devo recuperare. Allora. In the face of possible disaster, they tried to draft entire villages in Highwood. Half the serfs knew beforehand and fled into the woods, but the rest were failed. Ma quindi Odrin? Non è qui. Però è molto bello che questa esplorazione stia generando così tanto contenuto
è così tanto approfondimento e aggiunta di contenuti. Cioè così tanto, scusa, è aggiunta di quest anche in grado di avere conseguenze per le prossime tante ore. Tutti pettegoli, tra l'altro. Tutti pettegolissimi. Cioè io purtroppo, Audrey, me lo immagino spappolato a terra, vivo, ma svenuto per alcol o chissà cosa. Perché è comunque chiaramente vicino, cioè vediamo la mappa, andiamo al dove volevamo entrare l'altra volta. Tu non sei, no! Oddio, non credo. E invece credo. Guardalo. Mamma. Complimenti. Get up, you piss pump. Your friends are worried sick about you. What? Where am I? What am I doing here? This is strange. Are you Aldrin? Aldrin, that's right. And that one was a cunt runt. Not a proper her, you know? I was all la-dee-da, I'll plow you nice, I says. And she done scream at me, like a bruxa. Listen, Aldrin, you're so drunk a single spark and you'd be a torch. Now straighten up and shut up or the guards won't let you in the camp. So I says to her, I says, Squirr, shmurr, what squirr? What the fuck, fist, do you mean? I wanna plow. And this cunt's prating on about square fish. Tell me about the square fish later. We gotta get you back to your friends. They're worried about you. Me mates? Oof? Oof, me brother, where is he? Oof? Oof? Calm down and try not to puke on the guard. Okay. Allora. Ordrin, anche lui ubriaco perso, giaceva a faccia in giù nel fango. Il Witcher lo riportò allora dai suoi amici per riunire l'allegra brigata alla mensa del campo. Quella è la grotta da farm XP. Ah sì? Ah sì? Calm down and stand up straight. Down. Up. Yes, sir. I'm going where I'm not going where I'm not going. Halt! What's that corpse you want to drag into the camp? Private Aldrin. He's a... sick. Looks like he slept in a vat full of booze. It smells like he fell out of a dwarf's arsehole. Why, you limp arse prick! You saying I stink? Come here! Aldrin, shut up. King Henselt's in danger, and this is the only man who can provide important information. That's right. I'm the fucking only man. The only one. Get it? That's me. Shut up, Aldrin. Important information from him.
You better believe it. The commander catches him in the camp in that state, he'll skin him alive. Then skin me alive for letting him in. Sì, fai rapporto a chi devi. Not my concern. If you want, report it to your commander. I'm going to question this drunk, then hand him over to the guards. Esatto. All right. But I warned you. Come in. No, no, affari vostri. Come on, Audrin. With you? Never. Calm down and let's go. After you talked all that shit about me, you stinking prick, I'll not go anywhere with you. Not in my life. Piss off of me, you treacherous louse! Stordiscilo. Up to the guard. Axi. Well, I'm not going anywhere with you. Ma non è vero che è fallita! Ma non è fallita! Ma stordiscilo, fagli Axi e interrogalo! Piss off interrogalo. Me, you treacherous louse! Giving me up to the guard! Well, I'm not going anywhere with you. Va bene. Canon. Fantastico, sei offeso. Sei offeso. A posto. A posto. Andiamo a vedere cosa c'è in questa grotta. Soldi per i prossimi libri. Venite, venite. Io in questo caso le missioni le tengo fallite. Per me è importantissimo, cioè sono scritte così bene, è giusto che possano fallire in maniera realistica. Mamma mia, quanto fanno male sti affari. Sto bene, sto bene. Pericolosissimo, ma sto bene. I necrofagi esplodono, Michele, ricordatelo. Ricordatelo. Ok. Accidente. Minerale di ferro. Scusate se mi sono permesso di entrare nella grotta, ma un pochino di botte mi piacerebbe averle oggi. Più che altro è molto bello come fallisce la quest. Non mi fa impazzire il fatto che dinanzi a una cosa così importante come un complotto contro il re non ci sia un modo per insistere attraverso quello che è anche la forza, comunque. Cioè, non si sta scherzando, qua è una cosa seria. Ah, questa era l'entrata, ok. No, questo non me l'aspettavo. Ok. Soldini a palate. E facciamo questo con gran.
È la prima volta che facciamo così tanti punti esperienza. Oh, che dettaglio. Per trovare un'ascia, peccato. Ma che bella questa cosa, ucciso nel sonno. Cioè, una cosa tremenda raccontata così. Questa barca. Mazza che bello. Con la cometa. Poi cometa non è in questo caso, non è una cosa astronomica, è chiaramente in atmosfera, presumo. È un incantesimo. È un flare, praticamente. E quindi qua fai respawnare i nemici, li uccidi in loop e farmi. Chiaramente. Ma c'è un medaglione? Ma mi ha incastrato in un permastan nell'angolo! Non ho potuto fare niente, neanche schivare. Cioè, ho provato a schivare ed era permastannato. Ah, attenzione, Ordrin qui ancora non mi ha tradito. E allora è canon anche questo. Andiamo a vedere. Vediamo. È nulla. Accetto la curiosità, allora. Visto che non è una roleplay run. Uè. Venite, venite. E i punti esperienza li voglio comunque. Tutti quanti li voglio. Stiamo attenti perché quel golem è in mezzo geodata molto sbarazzini. E i geodata sbarazzini rovinano le run. Quindi siamo molto attenti. Comunque che Geralt investa così tanto tempo per raccogliere oggetti è ammirevole. Scusa? Un Bulvor! Ciao! Vabbè, non serviva un libro comunque, eh? Che figo. Trofeo di Bulvor, ok. Ma questa caverna è piena di specialità. È piena di chicche. Ok. Dove siamo arrivati, mi sa. Sì, ok. Quindi
Scusate, so che ci sono già stato, ma ci tengo molto a non lasciare in sospeso qualcosa che potrebbe farci poi dispiacere dell'aver perso l'occasione nonostante il ricarico della partita. Però credo che abbiamo finito. Sono spiccetti, monetine, corpi. Adesso torniamo indietro. Il golem, tra l'altro, era incredibilmente resistente all'elemento fuoco, quindi facciamo attenzione a non far la fine di prima, ok? Ah, 6 diramazioni la grotta, 6? Ok. Questa era una. Qua le pozioni non ci starebbero male, ma trovandoci ormai più o meno alla fine della diretta, nonostante in futuro torneranno di 3 ore full, consideratelo 4.0, 3 ore di live, voglio comunque... C'era l'ascia, che però vabbè. Ah, non c'è più l'ascia perché è probabilmente procedurale, ok. Ci sono relitti. Che figo. Là c'è qualcosa. Ah, ci si può andare, eh. Questo però è il fiume, eh? È qua, che era qua il capitano, forse no. In questa zona ci sono mostri extra se ci vai di notte. Ah sì. Non mi interessa, dai. Con tutto l'affetto, eh. Qui c'eravamo stati. Vicolo cieco, purtroppo. Non abbiamo ancora ritrovato il vecchio gruppo di necrofagi di prima. Qui c'è il golem. Questo è il gruppo di prima? Sì, ok. Ok. Accumuliamoli. Oddio, oddio! Ma non mi poteva colpire un rollà. Beviamo le pozioni. Ammazza, cioè, praticamente shottato. Ero a metà vita. Il roll non dà frame di invulnerabilità. Adesso si spiegano molte cose. Quando giochi costantemente a Final Fantasy 16 tutti i giorni. Il roll non ha... Ok, il roll non ha... Ok, va bene. E allora facciamo alchimia. No, non alchimia, facciamo baby elixir. Anzi, no, prima aspettiamo la mezza. Poi, baby elixir. Avoncella e rondine. Grazie. Serve solo per allontanarsi, ok. Ci penso io. Di nuovo, questo nel 4.0 non succederà perché non avrò confusione mentale tra 8 giochi diversi. Adesso. Okay.
sì. Ok. Raccogliamo. Ormai la mappa la sappiamo a memoria. Esplode. Tu vai giù. Esplodi. Raccolgo. Adesso ne parliamo insieme. Facciamo proprio le cose ordinate, perché questa è una classica morte sciocca, perché stiamo letteralmente giocando a difficoltà bassa, quindi è ingiustificabile gameplay wise, e lo terremo ingiustificato. Ok. Poi ci spostiamo qua. C'è il golem. Magical danger. Ci mettiamo in posizione. Ho capito, bro, ma non puoi shottarmi con l'armatura potenziata con più 15. Mi ha shottato con un pugno. Ho fatto anche un buon roll. Cioè, non me la... mi ha interrotto il roll. Capisco che non hai frame, ma cazzo, ma... ragazzo mio! Questa è una boss fight da trappola... Irden... Cioè, qua vogliono che tu giochi veramente a The Witcher. E il Quen, ovviamente. Ok. Bello, sono contento. Vuol dire che vogliono che tu giochi sul serio senza poterlo rompere con qualche botta. Ok. Ok. Ci sto. Sono solo che contento, eh. Non posso lamentarmi. Facciamo anche tutte e tre le pozioni, così ci vediamo meglio. Vediamo bene lo spawn dei nemici e facciamo un bel lavoro. Ehi, 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 ehi. Entrambe... No, la prima è a causa del periodo in cui sto vivendo, che sicuramente si corregge molto presto. La seconda è una morte meritata, perché ho giocato più action RPG e meno The Witcher. Quindi ben venga. Molto, molto ben. Sono contento. E non posso fare il contrattacco per ovvie ragioni, ragazzi, eh? Perché prendo danni. Ok. Allora. Prendo. Tanto abbiamo rondine. Qui ci interessa poco, quindi prendere danni. L'importante è non farti shottare. Credo che questa sarà la volta buona, sapete? Sono molto preparato adesso a combattere. So cosa aspettarmi. Il Bulvor è una sciocchezza. Andiamo. Ha droppato molto meno. Via. Soldino. Oren per 163. Ok. Qui abbiamo il famoso bivio che abbiamo esplorato più volte. Lo facciamo più velocemente. Non abbiamo niente da perdere. In spiaggia non abbiamo mai trovato davvero qualcosa di utile.
Sto cercando di parlare ad alta voce per non rendere troppo ripetitivo quello che abbiamo già giocato, che comunque non voglio non faccia parte della run, perché siamo stati sconfitti ragionevolmente, tra l'altro a difficoltà bassa, quindi è totalmente mia responsabilità, per carità. Non è stato clunky combat o cose del genere, semplicemente ho gestito male un clunky combat, ma ci sta, questa è responsabilità del giocatore. Poi qui c'erano gli ultimi due tesori. Oren per 35, che non è male. Minerali di ferro. Ora andiamo dall'altra parte, dove ci sarà il gruppo di necrofagi e soprattutto il golem. Allora, con le trappole potremmo giustamente distruggerlo, ma non mettendoci a craftare qualcosa adesso e non avendo purtroppo l'adrenalina, quello che mi accontenterò di fare sarà usare Quen. Non utilizzerò Igni, ma Quen, che tra l'altro dovrei aver potenziato in maniera tale che faccia anche una riflettere i danni, che nel caso del golem saranno altissimi. Irden alla fine è una trappola, sì. Ok, qua abbiamo lui. Che sappiamo saranno molto spesso il nostro primario income di denaro, perché non ce n'è una carenza ma una sovrabbondanza anche per il crafting, quindi ben venga. Qui si usciva ma c'era molto poco da prendere, giusto qua nella grotta un oggetto casuale che spero non sia un'arma. Ok, Frank Macras, grazie. San Simo, Dilugba, Jesuo, Shingami Mastro, Raffaele, Brontosauro, Broken, grazie. Qui c'è il golem. Abbiamo ancora 5 minuti. Qui l'altra uscita, non ci interessa. Che è un po' fine a se stessa, salvo che la quest la porti a... Abbiamo finito. Quindi salva Quen, Irden. Magical danger. E facciamo i seri. Sbagliato cast. Madonna. Spalle lo distruggo!
bello. Era un elementare di terra. E il suo padrone è morto e nonostante questo lui lo difendeva. Che figata. Che bello. Che bello, abbiamo visto veramente qualcosa di profondamente legato al codex che abbiamo letto oggi. Stupendo. Che figata. Ok, andiamocene. Adesso vediamo cosa abbiamo droppato. Inventario. Vediamo un po'. Questa era quella che era in vendita. Questa era quella che era in vendita. Ma non ci interessa. Però abbiamo anche i trofei. Armatura più... vitalità più 15... danni bonus consegni più 5. Ok. Mi sa che i danni consegni. E adesso facciamo il giochino. Sì, è molto più forte della mia, ma la mia è gonfia di potenziamenti. Appunto. La mia è gonfia di potenziamenti. Quella ne va a 2 slot, questa 3. La mia 3, quindi per ora, cioè, non è così tanto più forte da spingermi a dire che ne vale la pena. Allora, calm down and stand up straight. Time up. Yes, sir. I'm Corn Brand. I'm not Corn, or I'm not Corn. Halt. Look, mannaggia. All right. Audrin, come on. Where do all these drunks go? I'm back! I won! Yeah! Shut up, Audrin. Let's look for your friends. See, I'm gonna take me a nap right here. You wake me just as soon as you've brought him to me. No. Audrin, stop fucking around and get up. What? Huh? Who are you? Oh, right. Wait a second. Oh, did you see that? Something just flew past my head. Te l'ho portato. È diventato ubriaco per osmosi. Lo stava. 10 tankards onwards and your guts are like a stone. Can't even see your prick. It's time to head for home. Ma era, lo stava chiamando fino un secondo fa. Dog's like, damn, he's bloody loud. Suit up, fall in, attack and get well blown. Ma sono una hive mind questi. I'm done with this cursed place. Damn us, bloody comet. Square coin. Brother, where you been? Oh mamma mia. Eh sì, erano ubriachi, ma non erano. Audrin, stop fucking around and get up. Oh mio Dio, bellissima questa quest. Ten tankards onwards and your guts are like the stone. Can't even see every prick. It's time to head for home.
The cop calls, John's laid down, he's shooting, attack and get well plowed. One tank or two. Beer! I'm buying. Ever see a witcher spreading coin around? Well, ever. A first for me. It all depends on the company. Hear that, cocksuckers? Now step the fuck away from my best mate. Beer inspires great conversation. Now that was beautiful, what you said. So, what are we gonna converse about? I came here from Temeria. I visited once, beautiful country. The women there have huge tits. People in Temeria fear Henselt. They think he'll take advantage of Foltest's death and attack from the west. They're right. And while he's at it, Henselt'll plow all his other neighbors too. I hear people fear him more each day. Folk fear kings just as ants fear bears, wouldn't you say? Ants are small and stupid. They don't realize that if all the anthills united, they'd easily kick the bear's ass. That's right. Long live the ants! Who are you? Let's say I'm someone who can help you. With what? Huh? Your plot against Henselt. Shut up, or you'll send us all to the gallows. We'll not drink with you. Step away. They're playing. È la quest più incredibilmente fallibile della storia dei GDR. Cioè, non ti dà neanche la possibilità. Proprio te la fa fallire. Fico. Va bene, va bene. Ok. Ok, vogliono che sia così. Vuol dire che Henselt morirà. Io non voglio forzare la mano. Mi piace giocarla così. Tanto potremo recuperare in caso le conseguenze di una riuscita della quest in altri modi, anche per informazione tramite il web, eccetera. Perché non credo che la seconda volta che giocheremo The Witcher alleandoci a Yorveth, questo provocherà una altra chance con questa quest. Però è interessante che non si sono fidati subito, nonostante palesemente si sono rivelati come cospiratori. Cioè, in realtà questa sciocchezza è reale, cioè è un errore da parte loro, perché mi cacciano, ma io so che allora loro sono collusi. È una quest difficilissima, ti vengono anche dati dei pezzetti di informazione per provare ad azzeccare questa conversazione, ma è roba da New Game Plus. Figo. Figo, 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 figo. Ora nulla mi esatto, ora nulla mi negherebbe di denunciarle. E non voglio forzare la quest, non è il tipo di completismo a cui tengo. Voglio che la mia esperienza con The Witcher abbia anche questo bel ricordo, perché è molto rigida. E ho perso 50 ore, però figo, 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 figo. Mi sembra un bel finale comunque, un bel finale di live. Catti, Sad Boy, Frank, grazie. Siete stati meravigliosi. Mi immaginavo che sarebbe stata un'altra mappa, perché altrimenti non mi avreste invitato a giocarlo due volte. E a presto. Fight. A presto, ragazzi. Preparatevi che arriva al 4.0, ci siamo, è tutto. Ogni cosa della mia vita cambierà in meglio nei confronti di ciò che è quello che vi arriva. E non solo. Ciao. E a presto. Fight.